abbassalo. Sì, ok. Non ti serve, basta. Allora la mettiamo via che dà solo fastidio. Perfetto. Allora, ciao. Lei è Giulia e lei è Marta e ce l'ho fatta, è tutto il pomeriggio che sbaglio, ok. Allora, sentiamo qualcosa di queste fanciulle. Aspetta. Tieni questo. Allora, Giulia, cosa studi tu? Studio grafico allo Zenale di Treviglio. Ok, sei brava a scuola. Classe fai? Non hai esami tu? Ho finito la terza, ho fatto comunque gli esami. Ah, come sono andati? Bene, grande. Sono uscita con 82. Però, un applauso, scusate, 82, eh? Non sono 36. Ah, eh. Tu studi canto, giusto? No. Cosa studi tu? Studio... Chitarra, ok. Sì. Ma la passione della musica da dove viene? Nonni, papà, zii? Ho iniziato a studiare musica, diciamo, in quarta elementare. Ho iniziato a suonare il clarinetto nella banda di Cassano. Ah, bene. E diciamo che questa passione della musica me l'ha trasmessa mio papà e anche mio nonno, perché anche okay. Lui suonava nella banda di Cassano. Quindi è una cosa genetica, sì, mettiamola così. Ok, sei fidanzata? Non si sa, non si capisce. No. Passiamo alla sua amica Marta. Allora, ah no, scusami. Tu fra poco devi andare a fare una cosa, fra qualche giorno, quando esattamente? Quando? A settembre. A settembre, dov'è che devi andare? Anche Marta. Anche Marta. Andiamo a vedere i Green Day a Che è il loro più grande sogno, andare a vedere i Green Day, grandioso. Allora Marta, tu invece fai? Lo scientifico. E dicono una cosa bellissima di te. Cosa dicono di lei? Qual è il suo, la sua qualità, il suo pregio? Cosa dicono? Che sa ascoltare. Sa ascoltare. Guarda che oggi nessuno ascolta più un tubo, eh? No. Se tu hai questo pregio sei una bella persona, grazie. Secondo me. Grazie. E tu, la passione della musica così? Da dove mio zio Remo che è lì. C'è? Dov'è lo zio Remo? Ciao zio Remo! Che mi ha regalato una chitarra in quinta elementare, basta, ho iniziato a suonare. Genitori, regalate gli strumenti musicali ai vostri figli, vi raccomando, perché magari non li guardano per un po' e poi li prendono su e diventano magari anche qualcuno, giusto? Sì. Senti, ma è vero che sei acida? Mi dicono che sei acida, un po', ma con chi sei acida? Dipende, se mi sveglio male sono acida. Ah, proprio così, col piede sbagliato, aiuto, si salvi chi può. Va bene, le lasciamo cantare. Giulia e Marta, tra l'altro cantano una canzone loro, spiegalo tu. Allora, una canzone che abbiamo scritto io e Marta, con l'aiuto anche del nostro maestro Mario Mantucci, che dovrebbe essere qui. Dov'è? Mario? Eccolo lì. Eccolo, grazie Mario. E niente, volevamo portarla a questo concorso perché comunque è la prima volta che la facciamo sentire, diciamo, e ci teniamo tanto a questa canzone, speriamo che vi piaccia. Ma queste ragazze sono più spigliate di me però, non so se le vedete, meravigliose. Signore e signori, Marta Brambilla e Giulia Pessina in After the Storm. Walking by myself under the sharp rain, I feel the sadness all around me, and I can't stand your last words. I don't want to walk on this dark street anymore. And all the memories are rising up, and I can't stand your last words. Cause I never say I love you, cause you never said to me. Because I never say to me, cause you never said to me. Even this song we learned today, even this song
play my music under the sharp rain, but I'm not satisfied. I don't wanna walk on this dark street anymore. And now the memories are rising up, and I can stand your last words. Because I never say I love you. Because you never say to me. Because you never said to me. Even this storm will end today. Even this storm will end today. I know, it took me. Giuria, come va?